Questa produzione è offerta da Yacht Club Italiano, in collaborazione con Rolex. Giraglia News, ben ritrovati con questo appuntamento speciale. Oggi in particolare saliremo a bordo di Samurai per seguire la seconda giornata di regate nel Golfo di Saint-Tropez, doppio appuntamento per i maxi davanti a Pampelon e per le altre imbarcazioni che si sfideranno per questa seconda giornata di regate inshore. Saremo a bordo di una straordinaria imbarcazione che vedete alle mie spalle per regalare le emozioni speciali da vicino, a bordo e soprattutto sul mare. Andiamo allora a scoprire una giornata un po' diversa. Siamo al largo di Saint-Tropez con me, il mio compagno di viaggio di questi giorni. Ho l'onore e il piacere di essere anche oggi con Mauro Perlaschier. Siamo proprio qui al largo per la seconda regata inshore. Che giornata è oggi, Mauro? È oggi buona perché il vento è arrivato presto, perché è una piccola perturbazione, quindi un sud-est. Il percorso sarà H2, cioè Rabiot qui in una boa da lasciare a dritta e poi verso il golfo, e quindi una bella regata. Insomma, sicuramente ci sarà il vento, così le barche potranno dimostrare la loro velocità. Insomma, oggi è una regata regolare, senza dubbio. Ieri abbiamo visto i risultati, oggi chi è tra le più favorite, le barche più piccole o più grandi? Ma oggi secondo me le grandi possono anche dire la loro, perché appunto potranno mettere in difficoltà gli altri, cioè coprire gli altri, no? Perché hanno un po' di velocità di più, quindi daranno un po' di ombra alle barche più piccole, magari si riescono a allungarsi per pagarsi il rating. Ricordo sempre che noi corriamo ad handicap, quindi ogni barca ha un numero, le barche più grandi pagano le barche più piccole in termini di compenso e quindi di tempo di percorrenza della regata. Tra poco scopriremo anche di più allora anche sul tempo compensato. Nel frattempo che ci godiamo questo spettacolo meraviglioso in barca, conosciamo anche di più la storia di Samurai. Siamo proprio con Luigi Pavese, armatore di questo straordinario gioiello che compirà proprio a settembre 60 anni. Proprio così. Samurai è una storia di famiglia che dura dagli anni 60 e ci ha accompagnato in tutta la nostra vita praticamente, perché io ho cominciato a venire a bordo che ero poco più di un bambino e sono ancora qua, che a mia volta i 60 li ho passati. Oggi timoniamo ma senza regatare, poi però Samurai sarà in gara per la lunga, per la giraglia. Quante giraglie ha già fatto e soprattutto questa barca, nonostante la sua storia, la sua età, riesce ancora a dire la sua? Beh, fatalmente, come una vecchia signora d'epoca dice la sua, con le sue condizioni, è ovvio che non può competere con le Astronella 2 quando fummo invitati per festeggiare i 50 anni della regata, e quindi sì, parteciperemo con grande piacere e con voglia di esserci. Nel frattempo timoniamo e cambiamo rotta di necessità mentre ammiriamo le immagini di queste straordinarie barche. Quello che volevo anche chiedere, però, il nome di questa barca suggerisce la volontà di andare in battaglia, Samurai. Beh sì, fu concepito come un racer senza compromessi, decisamente orientato alla regata, e difatti le sue doti velocistiche non sono banali, viste anche i risultati che fece da giovane
e anche quando la riportammo nei campi di regata nel circuito delle barche d'epoca, dove abbiamo vinto praticamente dappertutto. E oggi sono sicuro che Samurai farà la sua bella figura anche quando domani prenderemo il via per la lunga. E quindi quale migliore festeggiamento per i suoi 60 anni se non con la 69esima edizione della Giraia? Mentre che ci godiamo le straordinarie immagini che tra l'altro arrivano da ben tre angolazioni diverse grazie al drone e anche alle nostre telecamere in mare, siamo con Nicola Sironi, che è il massimo esperto a cui ci possiamo rivolgere per capire di più delle varie classi IRC, ORC 1, 2 e poi ci sono i maxi. Vediamo sempre le classifiche, ma magari per il pubblico a casa meno esperto, come nasce questa classificazione e quali sono soprattutto i parametri che ci aiutano a capire di più? Allora, tutto discende dal fatto che quando si vogliono far regatare insieme delle barche molto diverse, che possono essere più grandi, più piccoli, più veloci, più lente, c'è l'esigenza di dover fare un tempo compensato, per cui mentre nelle regate di massimo livello delle Olimpiadi, della Coppa America, in tutte queste regate di grande livello si corre in tempo reale, cioè le barche sono considerate uguali, la formula di stazza, quando esiste, serve per compensare eventuali differenze, ma partendo dal concetto che si corre in tempo reale, il primo che arriva vince e quelli che arrivano dietro nell'ordine. Però questo non è sufficiente per mettere insieme delle grandi flotte in cui possono convivere insieme delle barche sconcepite, costruite esclusivamente per la regata, con altre che invece sono i cosiddetti cruiser racer, in cui lo scopo, no, e la finalità della barca non è quella solo di vincere le regate, ma anche di godersi le crociere o le navigazioni in generale come vengono. Allora, dal dopoguerra praticamente e in altri paesi anche nel periodo fra le due guerre si è passati a dare un valore alla navigazione d'altura, che fino ad allora era una cosa solo per chi doveva navigare e trasportarsi, ma non aveva un significato sportivo. E invece la cosa, no, dalla Giraglia, che ormai è arrivata alla 69esima edizione, io me la ricordo quando nei primi anni vedere queste barche che partivano da Sanremo o arrivavano a Sanremo, si è andata sviluppando sempre di più, e per cui la quantità di barche che competono è andata crescendo negli anni. E per affrontare il problema di chi vince si deve usare un tempo compensato e quindi una formula che può essere basata sul tempo impiegato a percorrere la regata o dalla lunghezza del percorso, e ci sono vari approcci a questo problema, alla soluzione del problema. E il concetto di IRC e ORC è una divisione che si è creata già ormai da molti anni, in cui il problema è stato affrontato in modo radicalmente diverso, per cui mentre nell'ORC si cerca di analizzare in un modo il più tecnicamente completo le potenziali prestazioni della barca, nell'IRC c'è una formula segreta che è rimasta segreta per tutta la vita dell'IRC, che anteriormente, prima del 2000, si chiamava CHS, e in cui ci sono dei depositari del segreto che calcolano in base a poche misurazioni e molti fattori accessori quello che è il potenziale della barca.
La differenza, questa è la differenza principale. L'altra differenza è quella che mentre l'IRC può esprimere un solo numero che è buono per tutte le condizioni, che ci sia poco vento, che ci sia tanto vento, che ci sia bolino, che ci sia poppa, l'ORC è in grado di fornire, in base al VPP, che è un complesso programma di calcolo delle prestazioni, Velocity Prediction Program, tutto basato su un algoritmo che viene poi sviluppato e avanza in ogni anno, e si producono le polari della barca, le cosiddette polari, per cui il potenziale di ogni barca nelle varie andature e con le varie velocità del vento, il che rende il sistema in realtà più complesso anche nella sua applicazione, non solo per acquisire tutti i dati che si fanno attraverso le misurazioni e la stazza. E quindi insomma è un unico sport in cui bisogna saperne anche un po' di matematica per cercare poi di capire anche le classifiche. Certamente qui nella giraglia è stato adottato un sistema semplificato, per cui anche nell'ORC si applica un numero che è lo stesso per tutte le condizioni, per cui condizioni di vento leggero o più forte il compenso è sempre lo stesso. E si usa anche il time on time, per cui il cosiddetto tempo su tempo, in cui il rating della barca è il modo per ottenere il tempo compensato in base al tempo reale, è una semplice moltiplicazione di un coefficiente che se è maggiore di 1 allunga il tempo, se è minore di 1 lo accorcia. In ultimo, in regate come queste, in shore, come si fa anche a fare un calcolo di questo tipo? Beh, quello è molto semplice, la partenza è tutti insieme e ogni barca ha il suo tempo di arrivo. In base a questo tempo di arrivo si moltiplica per il coefficiente, viene fuori un altro tempo e la classifica in tempo compensato viene fatta in base al tempo corretto. Grazie anche per averci svelato quasi tutti i segreti, perché lo sappiamo, invece la formula di IRC appunto è depositata. Grazie. Continua la gara ed entra nel vivo con la prima boa. Siamo sempre con Mauro Pellaschè. Allora, ritorniamo anche intanto a specificare qual è il percorso di oggi che stanno compiendo le imbarcazioni. Tra l'altro, poco fa abbiamo intravisto anche Daghe, che era alle prese con qualche difficoltà. Che ci può stare nel percorso? Sì, nel frullare il Jennaker, il Cozziro anzi, si è preso una drizia, quindi la parte alta della vela non portava e quindi aveva un po' di superficie in meno, no? Ma hanno risolto il problema, hanno mandato un nuovo testa d'albero e è riuscito a mettere a posto tutto. E sì, i primi hanno già girato, stanno affrontando il secondo lato e ricordo appunto sono partiti dal solito davanti a Saint-Tropez, la prima boa era piuttosto distante perché siamo 4-5 miglia fuori dalla costa e adesso stanno andando verso Île de Lion, dove ci sarà la seconda boa da doppiare e poi dentro il golfo verso l'arrivo. Ovviamente in queste condizioni le barche più veloci hanno un passo decisamente superiore, sono riuscite a portarsi veramente davanti a tutta la flotta. E quindi sarà sicuramente una regata importante per loro e probabilmente si pagheranno anche il compenso. Insomma, quando si inizia bene non c'è tempo compensato che tenga? No, quando le condizioni sono precise, cioè uguali per tutti, ovviamente tu esprimi il massimo della tua velocità, altrettanto le barche più piccole, ma c'è sempre la scelta, no? Loro hanno potuto scegliere sempre la fase migliore per affrontare la prima boa di bolina e quello vuol dire molto perché fai meno strada e quindi per il compenso è molto importante. Per quanto riguarda questo triangolo che si sta compiendo, ricordiamo che non è la stessa gara che invece compiono i Maxi, che si trovano da tutt'altra parte. Sì, sono davanti al Pamplon, al Golfo di Pamplon e fanno un'altra gara. Anche loro oggi fanno una inshore, cioè una regata attorno alle boe, non più un bastone, e quindi hanno le condizioni precise come possiamo vedere qui
faranno sicuramente una bellissima regata anche loro. Ricordiamo che cosa significa per i meno esperti la gara di bastone. Sì, un bastone vuol dire windward leeward, sarebbe controvento e poi in poppa la seconda boa. E sono regate più tecniche, dove sia di bolina sia in poppa bisogna manovrare e di conseguenza c'è molta tattica da esprimere. Noi continuiamo il nostro viaggio a bordo sempre di Samurai, un'emozione indescrivibile. Da una barca classica a una storica, perché è veramente un bellissimo incontro qui nella baia di Saint-Tropez in questa giornata. Mauro, alle nostre spalle Mariette. Sì, uno schooner del 915, splendidamente restaurato e ancora navigante al meglio, quindi per noi è la storia che ci ha fatto appassionare, no? di questo ambiente, e per noi è qualcosa di meraviglioso da guardare. Altro momento clou della gara, siamo infatti al secondo giro di boa prima del traguardo e allora ecco intanto le imbarcazioni alle nostre spalle. Mauro, un altro momento molto importante per questa gara. Sì, siamo all'ultima boa, poi c'è subito dopo l'arrivo verso Saint-Tropez, è vicinissimo, qualche centinaio di metri, però la manovra è interessante perché arrivano a mole dritta, devono lasciare la boa a sinistra, quindi devono ammainare il Jennaker e issando prima il Jenna e poi approcciare verso l'arrivo, quindi abbiamo visto già qualche manovra, qualcuno l'ha fatta molto bene, alcuni un po' meno bene, ma il bello del... poi c'è la discussione, no? Dopo la regata si dice cosa è andato bene, cosa ci fa un debriefing. E questi sono i motivi. Ecco, questa ha fatto una manovra stupenda e al giro di boa è quello che adesso è già in rotta per l'arrivo, quindi è stato bravo. Se si fa la manovra migliore è più facile anche poi arrivare al traguardo. Sì, e ovviamente se devi aspettare che l'equipaggio faccia rientrare il Jennaker perché è in ritardo, ovviamente tu devi tenere la poppa e comandatura per facilitare appunto il rientro e quindi ti allontani dall'arrivo e perdi secondi preziosi che in termini poi di sviluppo del tempo compensato sono importantissimi perché a volte si perde anche di un secondo. Prima di rientrare in porto e concludere questa bella giornata faremo anche un ripasso di quelli che sono i ruoli da tenere a bordo. Partiamo dal timone, tra l'altro al timone sarai anche tu Mauro in questa giraia proprio con Elo 2. Sì, qui siamo su una barca classica, quindi un po' più complessa rispetto a quelle moderne, è una poppa molto stretta, quindi tutto un po' vicino e sono al comando, il timone, ho la mia ruota di legno meravigliosa, qui la mia bussola che mi indica la direzione dove navigare e qui si danno gli ordini, l'equipaggio ovviamente è in posizione, abbiamo qua davanti si vede il winch della randa, il baranco che vedete terminare con quella bottiglia di vino che è perfetta. Non deve mancare mai, soprattutto in una lunga. No, manovrando no, però adesso siamo in relax quindi si può fare e quindi c'è il winch adatto alla randa, poi abbiamo subito lì vicino i secondari che sono i winch per lo spinnaker. E davanti, dove è seduto il tuo operatore, c'è il winch principale, è quello che praticamente regola il genoa. Quindi l'equipaggio diciamo è attorno a questo pozzetto e manovrano tutti insieme al comando del timoniere. Di quante persone stiamo parlando in una barca come questa? Ma qui ci vogliono almeno 15 persone perché è una barca anche di certe dimensioni, quindi tutto pesa, tutto ci vuole il grinder ovviamente, ci vuole uno che tiene la scotta relativa sul winch e l'altro che gira la manovella perché non siamo in una barca moderna, non ci sono i bottoni qui che aiutano e quindi bisogna fare tutto a mano. Quindi un grinder ci sta per ogni winch e di conseguenza i due tailer, uno sottovento e uno sopravvento, pronti per la manovra di virata oppure qui a poppa con questi due per lo spinnaker quando si stramba.
E poi tutte, sull'Uberche classica ovviamente non ci sono dei rinvii sulla tuga perché non è strutturale, la tuga è semplicemente la casa e strutturalmente la barca non sopporta certi carichi sulla tuga, quindi è tutto demandato a prua sotto l'albero. Adesso andremo a vedere tutte le manovre lì sotto l'albero, che sono complesse e interessanti. Qui abbiamo invece il rinvio della scotta del Genova, come si vede la rotaia è lunghissima, in modo tale da avere tutte le... questi usavano ancora i Genova, no? Quindi sovrapposizione fino praticamente quasi all'altezza del winch primario, e di conseguenza man mano che cambi le vele in funzione dell'intensità del vento andrà sempre più avanti il carrello, in modo tale da avere il punto scotta ideale. Spostiamoci più avanti. Ci siamo spostati sotto l'albero, qui è un altro nodo principale, tra l'altro abbiamo visto anche, ed è raro vederli, però degli uomini sull'albero al lavoro anche durante la regata. Ricordiamo che non tutti proprio possono salire. Sì, è vero, ma in regata ovviamente il prodiere può farlo, ha l'imbragatura giusta per poter salire, qui ci sono le drizze che ovviamente servono per le varie vele che si devono usare, ma possono anche portare un uomo in testa d'albero se c'è qualche problema. Non è che si va tanto per giocare, ma si va per un motivo. Il motivo è, non so, una vela che si è incattivata, per una drizza piuttosto che... Qui abbiamo invece è molto complesso questa zona qua, perché come vedi ci sono tantissime winch sia sull'albero stesso sia in coperta, e ogni winch ha una manovra e quindi c'è da considerare. Allora, qui vedi sotto il boma c'è il bank che è parancato qui, poi ci sono le varie drizze che sono di qua e di là dell'albero, dopo le vedremo, e qui sotto invece ci sono altre manovre come vedi qui c'è il tangone, quando si va in poppa queste barche avevano lo spinnaker, non avevano il genaker, quindi non è murato a prua come nelle barche moderne, ma bisogna murarlo sul tangone, quindi la rotaia del tangone che va su e giù viene messo in questa posizione, poi c'è un mantiglio che lo tira in alto e un caricabasso. Tutto quanto viene qua, e questo per la poppa. Invece di bolina ovviamente c'è la drizza del Genova quando si issa, c'è una drizza di riserva se bisogna cambiare il Genova perché aumenta il vento. In questo caso questa barca ha un rullafiocco, quindi c'è un Genova grande che si può ridurre come dimensioni e arrotolando appunto lo strallo, e di conseguenza ottieni una velatura più adatta al vento più forte. Questo è il regno del prodiere, assieme poi a tutti coloro che invece sono addetti alle vele. Sì, qui c'è un pit, che è quello che gioca, è il polipo, noi lo chiamiamo il polipo, è quello che gioca con tutti i winch, e c'è il mast man, che è l'uomo all'albero, che aiuta il prodiere, e c'è poi il secondo prodiere, che è una via di mezzo tra il prodiere che ha prua e il mast man, quindi è quello che fa l'aiuto e fa le strambate, soprattutto quando siamo in poppa. Ma avrei citato il vino, direi che ce lo siamo meritati un brindisi prima di tornare nel Golfo di Saint-Tropez. Ed eccoci, abbiamo visto anche gli arrivi nella strepitosa baia di Saint-Tropez. Io devo ringraziare Mauro, mio eterno compagno di viaggio, con cui ci rivediamo domani con il consueto appuntamento alle 19 con Giraia News, ma anche Nicola e soprattutto Luigi per averci ospitato qui a bordo di Samurai per questa puntata davvero speciale. Ciao, ciao. Questa produzione è stata offerta da Yacht Club Italiano, in collaborazione con Rolex.